L'Irpinia si distingue anche nel calcio a 5 maschile e lo fa sia in C2 con la Cus Avellino che in A2 con la Sandro Abate. Nel girone C del campionato cadetto di futsal, la squadra di Nuccorini è in piena lotta scudetto, secondo posto ad un punto di differenza dalla capolista Signor Prestito. 30 punti conquistati in 12 gare, 10 vittorie, 0 pareggi e solo 2 sconfitte contro il Cassano ed il Rogit, entrambe fuori casa, a dimostrare che la formazione del padrone Abate fra le mura amiche non conosce rivali. Per la fine del campionato mancano ancora 10 gare, ma se la formazione irpina conferma l'andamento dell'andata, non sarà difficile conquistare la tanto desiderata Serie A. È stata una piacevole sorpresa, uscita fuori poco alla volta, un brutto anatroccolo divenuto ormai un bellissimo cigno che si trova a lottare per la conquista della Serie C1, stiamo parlando del Cus Avellino. Mister Gianni Venezia ed i suoi ragazzi sono i protagonisti di una vera e propria favola che fino ad ora li ha portati al secondo posto in classifica, a 4 lunghezze dal Futsal Cost, capolista del gruppo, battuta fra l'altro per 3-1 due settimane fa. I lupi hanno conquistato 32 punti in 13 gare, 10 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta a casa del Sorrento per 12-4 alla terza giornata. Un'annata da incorniciare sia per la Sandro Abate che per la Cus Avellino, entrambe a lottare per un sogno chiamato promozione, entrambe a portare in alto il nome dell'Irpinia in giro per l'Italia.